Uscirà un gioco che secondo me è bello e inizia con Persona. C'è Persona 4 Arena Ultimax. È un picchiaduro. No, 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 no,
ancora appassionato di Persona, ho giocato Digital Devil Saga, però ecco, metto il Blu-ray nella console, comincio a giocare, giuro, un'ora e un quarto, faccio la mia prima battaglia picchiaduro. La finisco, ricominciano a parlare, ho tolto il disco, non c'ho mai più. Scarlet Nexus 2. Non ce l'ho fatta, sì. No, molto peggio, anche perché non conoscendo i personaggi, mea culpa in questo caso, non avevo nessun attaccamento al nulla che dicevano e quindi io sono morto dentro, non ce l'ho fatta. No, era troppo. Era veramente troppo. Nei picchiaduro ci mettono. Era veramente troppo, ragazzi. Era veramente troppo. Se l'ha fatto Sabaku, sì. Allora è grave. Sì, si può. Se quello è proprio da buttare, lo sarei aspettato da Nicola. Una cosa sì, del no, si può skippare, ma comunque, secondo me, skippando comunque 20 minuti di. Ce li hai. Madonna. No, ma io volevo provare. Dobbiamo prenderlo. Invece c'è un gioco che quasi sicuramente piacerà a Mario e si chiama Evanized Death. Ah no, è bellissimo. No, quello non l'abbiamo giocato nessuno, non è ancora uscito, ma sembra una figata. Guardiamolo. Sembra. Mandate. Karim, è praticamente mandate. Hollow Knight meets Dark Souls, praticamente. Cioè. Bella, ma. Me l'hai completamente fatto lasciare sullo scaffale, Michele, con questa frase. Oh no! Ero preso bene. Ah, me l'aveva linkato un amico. Ok, ho capito. Molto bello. Good. Lo stile grafico è molto bellino, eh. No, quello sì. Il telefono a forma di bar era su questo. Beh, poi quale protagonista migliore in tempo di Covid, voglio dire. Evidently your sorrows have been working over. Wow, that is truly unprofessional. Now death. Beh, dice tutto. Quanto è bellina, voglio subito una figure. È caruccissimo. Guarda quanto è bella. Ma è fighissima l'animazione, comunque. Porca tre, che bello. Oh, mi è venuta voglia, cioè. No, ma visivamente è bellissimo. È bellissimo. Guarda, io che ho tipo spolpato. Sotto al video, se ci fate caso, ci sono 6666 like. Secondo me è fatto. È vero, è vero. Bravi. Guarda, secondo me, cioè io mi sono spolpato, come si chiama, Rogue Legacy. E sempre a tema morte, riconsiglio a tutti Death's Door. Merita veramente tantissimo. Ok. Quanto è figo. È isometrico, però non è a scorrimento, ma comunque pure questo qui secco. Quando esce questo il giorno? È 31, credo, se non vado errando. 31 di gennaio? Comunque no, 6666. No, marzo. A marzo addirittura, ok. Dato che comunque in chat è stato già detto, io sono curioso, appunto, dato che è uno dei miei argomenti main, solo che appunto odiandomi Sony, non lo so. Il PSVR 2. Ah, il PSVR 2, però vorrei approfondire un po' di più. Quello che hanno presentato sembra essere, dico solo una cosa, il voler stavolta investire veramente più di quanto mi aspettassi. Allora, c'è di buono che hanno tolto, l'hanno reso un po' come il Quest, nel senso che è autonomo in quanto a tracciamento. Sì. Però c'è l'anticristo, un solo anticristo. Esatto. E non c'è bisogno dello scatolotto del mistero. Quindi grazie a Dio. Due cose le hanno risolte. No, l'hanno migliorato molto, sì. Sì. E speriamo. Quindi, sono un po' combattuto se prenderlo o no.
Vabbè, quella è da provare, dai, il PlayStation VR 2 è da provare, oh, assolutamente da provare, anche perché c'è il metaverso dappertutto, tutti parlano di sto cazzo di metaverso, noi ormai lo conosciamo, bastava un caschetto, oh, il primo Oculus, diciamo che l'abbiamo già visto.